c'è questa bella avventura in questo bellissimo tempio. Allora, come va ragazzi? Come vedete, abbiamo migliorato un po' quel luogo dove viviamo. Lo abbiamo allargato, modernizzato, abbiamo messo pulsanti e abbiamo completamente distrutto la biblioteca. Adesso ci facciamo tranquillamente fare un giro di esplorazione in questa nuova area. E guarda caso ci sta una bella sequenza platform. Quello là sotto è il punto che abbiamo esplorato prima, cadendo. Ma per fortuna non ci siamo fatti molto male. Adesso ci dobbiamo accingere ad entrare in questa seconda fase di gioco. Sarà molto interessante perché non zampiamola più. Che coglione, ti sei chiuso dentro? È una prigione. Non ci stanno pulsanti. La devi abbattere. Piccone. Bravo. Sì, forse me che ce lo vuoi fare un pulsante appresso, posso andare a servire. Ok, qua che ci sta? Bene, si scende. Sempre più in profondità nel tetro mondo Minecraft. Dove sta? Oh, ciao bello, come stai? Dai, vieni qua. Ah, pure scheletri, bene. Piccolo, sorpresa. Ne vuoi un altro? Ok. Che bello. Azzo, oh bello, oh, vaffanculo. Stronzo, vai a... Ah. Controlla bene la prossima volta, che questi stanno in agguato. Carina questa situazione. 70 mi dà tanto, secondo me in questo gameplay ti romperanno generosamente il culo se non fai attenzione. Non lo so perché, ma forse questa è l'ultima puntata. Me lo sento. Va bene, non t'arrabbiare. Una miniera. E vedo che ci sta molto materiale. Dovremmo lavorare solo. Oh cazzo, che è? Oh, cazzo, ah, è una strega. Mi sa proprio che sei fottuto. Sì, mi sa che sei proprio fottuto. Io ti avevo detto guarda avanti, dove guarda prima di muoverti. E mi sa che sei fottuto. C'hai più culo che anima. Mangia e aspetta. Se vuoi provare un'altra volta a farti ammazzare, almeno aspetta che la barra della vita sia piena. Oh, è una fortuna che ci stava solamente la strega e non ci stava anche uno scheletro vicino. Se no eri proprio nella merda più completa. Ah, scusatemi, cari telespettatori, se faccio così tanto lo stronzo. Però sinceramente mi sto divertendo molto a vedere mio fratello che cerca in ogni modo di portare avanti questa serie nonostante ci siano così poche persone che la seguono. Ah, purtroppo il mondo di YouTube è pieno di teste di cazzo che non sanno apprezzare le cose fatte col cuore. Infatti la maggior parte del mondo di YouTube, degli spettatori, preferiscono le cose fatte col culo che col cuore.
Guarda che non risolvi molto la situazione se cerchi di farti un'apertura laterale. Il mostro sta là, affrontalo, rischia la pelle e vediamo quello che succede. Che cazzo chiude a fare la porta? Se devi scappare. Eccolo. Che femo? Di nuovo. La spada, imbecille. Mo stai proprio inguaiato. Lo sai che penso? Che questa sarà sicuramente l'ultima puntata. Così fai felice tanta gente. Non ci credo. Ormai il tuo soprannome in Minecraft deve essere Deretano Man. Perché non è possibile che c'è un culo talmente grosso. Se non mangi, non riesci a recuperare l'energia. Perché non le usate prima queste invece di avvelenarti, scusa? Beh, almeno si può dire che quando uno sta in un momento di pericolo, evidentemente non ragiona in modo lucido. Ora vediamo un poco di... Ecco, penso che questo sarebbe... È stata la cosa migliore da fare fin dall'inizio. Crearti una protezione per evitare di cadere nella lava. Nuovi ospiti! Scusate se sono così silenzioso, ma sono tutto preso nel vedere come il mio fratellino riesce a gestire questa situazione del cazzo. Io ritengo che prima di andare a esplorare altre zone ci conviene continuare bene qua le cose. E infatti, meno male che hai guardato in quella direzione, se no non vedevi quel ragno. Ok, adesso vediamo un pochettino che ci sta di bello da fare qua. Ah, bene, pistrelli e creeper. Ce la fai ad ammazzarlo o vuoi che ti venga a dare una mano? Io direi di creare una sorta di muro difensivo qua, così possiamo esplorare prima un lato e poi l'altro. Perché mi sembra di sentire molti ospiti poco graditi. Scusa, ma nei precedenti episodi non avevi detto che la paura non ti dovevi far fregare dalla paura? E a me mi sembra che stai avendo molta paura, infatti non ti ho mai visto così cauto. Secondo me
la vuoi continuare a lungo, perciò stai facendo passi così tranquilli. Ti piace Minecraft, eh? Beh, ero sicuro che regalarti questo gioco ti avrebbe contagiato in un modo assurdo. Fammi capire se è venuto qua per ricostruire il tempio o per cercare le mie risorse. Non è ben chiaro il tuo modus operandi. Ok, va bene. Se vuoi fare il restauratore di tempi, fai pure. Io invece direi che sarebbe un'occasione buona adesso di esplorare dove c'è il buio, vedere che cazzo ci sta, per evitare che ci arrivino in culo ospiti mentre lavoriamo. Bene. Non credo che di qua può venire qualcuno a romperci il sedere, quindi. Datti da fare, prendi tutto quello che puoi prendere e andiamocene fuori dai polloni. Perché sei stato fortunato a beccare solo una strega, se ce ne stava più di una e ti borbandavano di veleno, a quest'ora eri fottuto. Ci sta niente, perché cazzo di gelo improvviso? So pure con la cuffia riesco a sentire quello che senti tu e non mi sembra di aver sentito pericoli. Quindi non fare, non stare come se stessi in un film di zombie. Ok, hai raccolto molta pietra. Vuoi incominciare a raccogliere carbone e quel ferro? E ci ne diamo dai coglioni? Ah, grazie. Perché non posso stare qua ore e ore a fare un commento ai tuoi video? Hai trovato un giacimento bello ricco. Carbone è sempre utile. Soprattutto quando ce ne sta una tale abbondanza. Una cosa importante è che stai anche guadagnando un sacco di livelli. Anche se in questo gioco non ho mai capito bene tutti questi livelli a che servono. Forse funziona come punti esperienza nei giochi, che li devi usare come moneta per poter avanzare, costruire qualcosa, eccetera. Probabilmente è questo. E l'oro? Non lo prendi? Piglia sto cazzo di oro, ci sto pure io qua, quindi riesco a sentire se ci sta qualche nemico e ti avviso. Tu concentrati su quello che stai facendo. Ti preoccupare che se vedo qualche nemico ti avviso. Sì, li sento pure io gli scheletri, ma a meno che non si teletrasportano in questo punto, penso che difficilmente ci possano arrivare alle spalle. Quindi datti da fare. Prima finisci, prima ce l'abbiamo. Con tutto questo almeno ti puoi fare un altro paio di mele, probabilmente.
Sì, li sento, devono stare a un livello inferiore. Un attimo, se stanno a un livello inferiore significa che ci sono altri livelli più giù di questo. Oh cazzo, ma quanto durerà questa esplorazione? Io direi che sarebbe una buona cosa se la piantassi di girare a destra e a sinistra come un perfetto idiota e andare a incominciare a raccogliere tutto il materiale che c'è di fronte più velocemente possibile e andarcene via dei coglioni. Poi scusa, non è un'esplorazione. Perché stai avviando tutto questo materiale? Esploriamo, poi quando siamo un poco più sicuri torniamo. Perché hai fretta di farlo qua? E la red se non la prendi? La sei scordata, eh? Vuoi chiudere qua dentro per sicurezza? Sai che penso? Sta registrazione sta durando un po' troppo. Che ne diresti di creare un piccolo avamposto di sicurezza in questa stanza e poi continuiamo da questo punto la prossima volta. Potrebbe essere una buona soluzione, no? Mi hai sentito? Sai che penso che potrebbe essere una buona soluzione togliere questa porta e metterne una d'acciaio. Ok. Allora facciamo così, stoppiamo la registrazione e continuiamo la prossima volta. Alla prossima!